quindi, quindi abbiamo preferito stare su questo tipo di acconciatura, quindi avere uno chignon che non è uno chignon normale ma con una treccia a spiga, per ricreare ancora di più il classico e l'eleganza. Allora, per questo look abbiamo optato per una texture della pelle molto luminosa, come se fosse baby skin, per le gote arrossate, come se fossero state pizzicate, e per le labbra è un look molto fresco e c'è questo particolare del doppio colore, adesso lo sto facendo, il labbro sopra verrà rosso e il labbro sotto viola. Come vedete, parte comunque ispirata sulle geometrie, quindi abbiamo lavorato molto sul discorso del taglio, sempre mixato con, tenendo pura la sartorialità italiana e la ricerca del materiale. Siamo partiti dai colori pastello fino ad arrivare a colori molto forti e decisi e accesi. La nostra donna comunque resta sempre dinamica, determinata e moderna. La scelta del colore è stata fatta per il discorso delle linee degli anni 50, 60, 70, 80 e 90. Quindi si parte con le nuance molto fresche, pastello degli anni 50, ad arrivare agli anni 90 con le nuance molto più forti, decise come colori. Completando con un tocco di pellicceria che si può utilizzare tutto l'anno.